Siria si sta avvicinando al primo tirante. Adesso la stella si sta avvicinando al Pyramidion, da cui sarà presto occultata. Qui già risulta occultata, invece l'occhio che è un po' più in alto la vede occultarsi adesso, a 2:21. Una lunga occultazione è faticosa perché mantenere la posizione senza vedere quasi niente è difficilissimo. Il tremore che vedete mostra la situazione di tensione. Muscolare. Attendiamo prima a occhio la riapparizione. Eccola, 4:02. E anche con che sia uscita. Diciamo che non è stata completamente malvagia. Adesso dobbiamo riprendere i tempi. Era completamente disallineato il cannocchiale. E questa sarebbe stata la vista.
attendiamo le 20:14 per completare bene il video. 2 marzo 2024, transito di Sirio, nell'anniversario numero 295 della morte di Francesco Bianchini, astronomo, autore della Meridiana di Santa Maria degli Angeli e autore di un numero innumerevole di... Ecco, qui avete visto un passaggio su un tirante, autore di un numero innumerevole di osservazioni di transiti di Sirio. Siamo sempre sulla Meridiana, quindi possiamo vedere anche il following passaggio dietro al tirante, forse senza cannocchiale questa è l'occultazione migliore. Una trentina di secondi che ci separa dall'ultimo tirante, se non è già avvenuto. È già avvenuto, quindi abbiamo visto quello e va bene così. Giove sulla cupola di San Pietro.